Buonasera e benvenuti al concerto che anche quest'anno il coro polifonico San Vincenzo Maria Strambi propone in occasione dei festeggiamenti patronali. Questo è sicuramente un anno molto particolare e difficile, tanto che è stato deciso di non programmare gli eventi che di solito facevano da contorno alla nostra festa parrocchiale. Il nostro coro, però, pur con qualche difficoltà, ma sempre nel rispetto di tutte le normative per il contenimento dell'emergenza da Covid-19, non è voluto mancare a questo appuntamento con la comunità, anche per cercare di essere di stimolo a un ritorno graduale, consapevole e attento alla normalità. Non ci resta che augurarvi un buon ascolto, invitandovi nel contempo a tenere la mascherina sul viso e a rispettare il distanziamento, occupando solo i posti previsti. A volte alcuni canti diventano un simbolo e anche se nati per un'occasione particolare, col passare del tempo vengono poi ripresi in altri momenti di simile impatto emotivo. È questo il caso del brano di apertura di questa serata. Composto nel 1958 da Pepi De Marzi come commemorazione funebre in ricordo di un amico tragicamente scomparso in montagna, unisce la sua semplicità ad un testo ricco di sentimento, pietas popolare e devozione cristiana, dando vita ad una preghiera di intenso coinvolgimento, tanto da farlo diventare in breve tempo canto di universale immedesimazione. Vogliamo allora iniziare proprio così il nostro concerto, volgendo il pensiero e la preghiera a tutti coloro che in questi ultimi mesi hanno perso la vita a causa della pandemia di coronavirus, spesso privati anche dell'ultimo conforto dei familiari. Signore delle cime, di Pepi De Marzi. Thank you.
poserò la spada e lo scudo giù vicino al fiume e non penserò mai più alla guerra. Down by the Riverside, uno spirito risalente alla prima guerra civile statunitense, parla della decisione di abbandonare ogni forma di violenza e aggressività, purtroppo tanto presenti anche oggi, per poter camminare insieme al principe della pace. Il fiume, metafora del Giordano attraversato dagli ebrei per entrare nella terra promessa, rievoca anche l'immagine del battesimo, passaggio attraverso il quale il credente è chiamato a diventare un uomo nuovo. Come in molti spiritual, l'immagine biblica è utilizzata anche per esprimere il desiderio di sfuggire alla schiavitù. Down by the Riverside. Meravigliosa è la grazia che ha salvato un miserabile come me. Un tempo ero perduto, ma ora sono stato ritrovato. Ero cieco, ma ora ci vedo. Così recita il testo di Amazing Grace, un inno composto agli inizi del 1800 da un ex capitano di navi negriere, convertitosi probabilmente dopo la lettura di uno scritto medievale, L'imitazione di Cristo, che risvegliò in lui il desiderio di riavvicinarsi alla fede. Nella Chiesa protestante esso è divenuto l'inno per eccellenza alla conversione e fa riferimento a diversi passi biblici, come ad esempio la lettera agli Efesini di San Paolo, invitando i fedeli a cambiare radicalmente il proprio modo di pensare e di vivere e a lasciarsi conquistare dall'amore gratuito di Gesù. Amazing Grace di John Newton. Thank you.
Abbiamo vissuto alcuni mesi in cui lockdown e il distanziamento sociale ci hanno forse aiutati, allontanandoci dal rumore frenetico del mondo, a riscoprire il senso più profondo del vivere. Le relazioni con gli altri sono importantissime e fondamentali, ma altrettanto importante è l'intensità della vita interiore, la possibilità di capire noi stessi per alimentare quotidianamente anche lo spirito. E questo è anche l'unico modo per scoprire il disegno col quale Dio ci chiama a collaborare con Lui. C'è un'ora del giorno in cui la luce cambia, il tempo sembra fermarsi e anche l'aria si fa diversa. È l'imbrunire, l'ora prima della sera e della notte, l'ora dell'Ave Maria che ci invita sotto lo sguardo amoroso e materno della Vergine a congiungere le mani nella preghiera e ad abbandonarci al sogno di Dio. Maria Lassù, di Bevi De Marzi. «State buoni, se potete», diceva San Filippo Neri ai marmocchi che gli giravano attorno con la molla della vitalità caricata a mille, nell'oratorio da lui fondato. Parole queste che rimandano anche a una serena accettazione degli imprevedibili esiti del vivace comportamento umano e alla prontezza nel correggerli senza intolleranza, con l'amore che non giustifica ma neanche si nega. Di questo santo è anche un componimento poetico dal titolo Vanità di vanità,
ispirato al libro biblico Coelet. Questo libro ci insegna che la vera religiosità non è fatta di riti e formule, ma del senso ultimo della vita. Tutto è vano e effimero. L'unica cosa sicura che conta è Dio. Tutto il resto è relativo. Avere esperienza di fede non è credere in alcune cose, ma è orientare la propria vita secondo l'agire di Dio. Il testo di San Filippo Neri è diventato noto al grande pubblico grazie ad Angelo Branduardi, che lo ha utilizzato nella colonna sonora del film State buoni se potete, dedicato appunto alla vita del santo. Vanità di vanità, di Angelo Branduardi. Un'antica leggenda degli indiani d'America racconta che un insetto, una minuscola, umile e sfuggevole pulce d'acqua, fosse capace di rubare l'ombra che rappresenta lo spirito vitale a chi avesse spezzato le regole di armonia dettate dalla natura. Per essere perdonato il colpevole, tale anche solo per imprudenza o superficialità, era condannato a cantare a lungo per ripristinare l'armonia, finché la pulce d'acqua, ritenuta espiata la colpa, decidesse al fine di rendere l'ombra al suo corpo. Muovendosi tra sonorità che ammiccano a tradizioni musicali irlandesi, il prossimo brano, famosa composizione sempre di Angelo Branduardi, è un crescente invito alla danza, al coinvolgimento globale del corpo e dell'animo, in un travolgente stimolo alla vitalità. La pulce d'acqua di Angelo Branduardi.
nel messaggio per la Giornata Mondiale del Creato che si è celebrata lo scorso 1 settembre, Papa Francesco ci avverte: abbiamo bisogno di ritornare ad ascoltare la terra, indicata nella scrittura come Adamà, luogo dal quale l'uomo Adam è stato tratto. Oggi la voce del creato ci esorta, allarmata, a ritornare al giusto posto nell'ordine naturale, a ricordare che siamo parte, non padroni, della rete interconnessa della vita. La disintegrazione della biodiversità, il vertiginoso aumento dei disastri climatici, il diseguale impatto nella pandemia in atto sui più poveri e fragili sono campanelli d'allarme di fronte all'avidità sfrenata dei consumi. Vogliamo far nostra anche noi questa esortazione a rispettare i beni del creato e a lodare Dio per essi, proponendovi la melodia resa famosa dal film Fratello Sole, Sorella Luna e ispirata al cantico delle creature di San Francesco. Fratello Sole, Sorella Luna, la cui versione originale fu scritta dal cantante scozzese Donovan.
quella dell'angelo custode, è una figura molto importante, anche se in questi tempi decisamente trascurata, della nostra fede e della tradizione popolare. Costantemente presente al nostro fianco, ci aiuta, ci consiglia, ci ammonisce, ci esorta. Molti santi hanno avuto un rapporto particolare con questo spirito guida. Padre Pio, ad esempio, che parlava a lui in continuazione, ai suoi amici e figli spirituali diceva: «Quando avete bisogno di me, inviatemi il vostro angelo custode». Il coro esegue ora Angel Dei, una rielaborazione del brano scritto per la colonna sonora del film Mission da Ennio Morricone, il grande compositore recentemente scomparso e che ci ha regalato melodie indimenticabili. La ninna nanna si trova nelle culture di tutti i popoli, sempre caratterizzata da una melodia rasserenante e da una voce familiare, capace di allontanare tutte le paure. Recentemente alcuni studi hanno anche dimostrato che il senso musicale di un bambino si può sviluppare proprio attraverso la ninna nanna cantata dalla mamma. Oggi tante antiche tradizioni tendono a scomparire, ma noi vogliamo provare a ricreare un po' di quell'atmosfera presentandovi una ninna nanna della nostra tradizione marchigiana nella rielaborazione di Patrizio Paci. Ninna O. Oh.
I sogni sono importanti, tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l'orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato, non potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti svegliano, ti portano in là, sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l'umanità. Con queste parole, Papa Francesco, qualche anno fa, invitava i giovani a credere nell'amore, nell'amore che rischia, nell'amore fedele, nell'amore che fa crescere l'altro e se stessi. Ed è proprio ai giovani che vogliamo dedicare questo medley di tre famosi brani di musica leggera italiana, che sarà Io vagabondo e Nel blu dipinto di blu, in cui si parla di scelte difficili, di paura per il domani, ma anche di speranza, di fede, di sogni e di amore. Medley italiano. Thank you.
Sì, Ahamba, il prossimo brano nasce in Sudafrica, probabilmente come canzone popolare Zulu. Ritrascritto negli anni 50 come un inno cristiano da André van Dorder, divenne presto uno dei molti brani di protesta, lotta e solidarietà contro l'apartheid in Sudafrica. La forma ripetitiva del testo, «Noi stiamo marciando nella luce di Dio», vuole rappresentare una comunità che si rafforza e unisce mentre si muove fisicamente e spiritualmente nella stessa direzione. È una risposta attiva alla guida dello spirito piuttosto che a una passiva adesione. Mentre ci spostiamo, possiamo vedere la nostra strada da percorrere. Il nostro percorso è chiaro e dove c'è luce c'è speranza. Sia Amba di André van Dorder. I ritmi africani non hanno influenzato solo il genere spiritual, ma anche autori contemporanei che hanno attinto a questa sonorità, dando vita a dei brani divenuti poi famosi. È il caso, ad esempio, di Wimoway, meglio conosciuta come The Lion Sleep Tonight, Il leone si è addormentato, che è una canzone scritta proprio sulla base di una melodia africana della tradizione Zulu, e che fu portata al successo negli anni 40 da Solomon Linda e dal suo gruppo The Lion Sleeps Tonight.
In un suo intervento, Papa Francesco ha esortato così: «Cari amici, non abbiate paura di essere gioiosi, non abbiate paura della gioia, quella gioia che ci dà il Signore quando lo lasciamo entrare nella nostra vita. Lasciamo che Lui entri nella nostra vita e ci inviti ad andare fuori nelle periferie della vita e annunciare il Vangelo. Non abbiate paura della gioia, gioia e coraggio». Ed è proprio con l'augurio a tutti voi presenti e a tutta la nostra comunità di poter vivere la vera gioia che vogliamo concludere la serata con l'ultimo brano, il cui testo recita: «Sorridi, anche senza una ragione. Ama come se fossi un bambino. Sorridi, non importa cosa gli altri dicono. Non ascoltare una parola di quello che dicono, perché la vita è bella così». Dal film La vita è bella di Roberto Benigni, il brano Smile di Nicola Piovani. Thank you.
Grazie, davvero molto, molto gentili, soprattutto per la vostra presenza qui questa sera, che di questi periodi non è scontata, insomma. E noi vi ringraziamo, speriamo che questa serata vi sia piaciuta, sia servita un po' ad allietare questa festa che quest'anno, purtroppo per ovvie ragioni, come dicevamo all'inizio, è stata molto, molto sottotono. Speriamo che l'anno prossimo di poter festeggiare in maniera solida. E che dire, è stato difficile prepararlo, insomma, anche perché le distanze, tutto, a fare le prove, non è stato all'inizio che facciamo, lo facciamo, non lo facciamo. Però ecco, noi ce l'abbiamo messa tutta, ripeto, vi ringraziamo ancora per la vostra presenza qui e buona festa per domani. Arrivederci, grazie.